Napoli di prima. La Napoli che vogliamo, che voglio, è una Napoli anche senza criminalità, senza camorra. Di questo non abbiamo parlato oggi, ne parliamo adesso. Stiamo brevemente. Sì, molto brevemente. Do qualche numero. 20 dicembre, in concomitanza con la critica al MAS, purtroppo. Anzi, se Alfredo ci ascolta, Alfredo partecipa con noi per cortesia. Il 20 dicembre c'è una manifestazione nazionale, partita totalmente dal basso, cioè ragazzi, persone come noi, insomma, che senza partiti, senza associazioni già costituite prima, si sono organizzate su internet, su Facebook, in 100.000 persone hanno aderito a questa cosa. Quindi il 20 dicembre a Napoli, Roma, Milano, Palermo, Cagliari faranno una manifestazione. Manifestazione che il cui titolo è Io sono Saviano, perché praticamente l'idea è che Saviano non deve rimanere l'unica persona che, come dire, è diventato un po' il simbolo della lotta alla mafia, la lotta alla camorra. Mi sta anche bene che sia il simbolo di questo, però non deve rimanere l'unico a testimoniare che c'è un qualcuno, qualcosa che va contro la criminalità, contro la camorra. Io vado contro la camorra tutti i giorni con le mie piccole azioni. La Napoli che vorrei è una Napoli senza criminalità, ma anche nelle più piccole cose, anche quando andiamo a comprare il CD falso alla bancarella, qualcuno di noi l'ha fatto sicuramente. Si sta finanziando un circuito illegale che è un qualcosa che, insomma, va a finanziare cose molto più pericolose di quelle lì. Quindi, molto brevemente, il 20 dicembre nella villa comunale, nello spazio antistante alla Cassa Armonica, ci sarà questa manifestazione. C'è un sito internet dalle 10 alle 18, dalle 10 del mattino alle 18 del 18 ci sarà, insomma, questa manifestazione. C'è un sito internet che iosonosaviano.it sul quale si stanno organizzando queste persone in tutta Italia. Quindi, se volete partecipare anche voi alla costruzione della manifestazione e al movimento che c'è dietro, siete benvenuti. È una Napoli che vogliamo, una Napoli anche senza camorra, lo ripeto. E visto che siamo alla Valle Saviano, a Pianura il 10 dicembre dalle 17 alle 20, l'86° circolo, ripeto, martedì, mercoledì 10 dalle 17 alle 20 a Pianura, ci sarà la lettura pubblica di Gomorra di Saviano. Ci sarà anche il professor Marfella, tra l'altro. Anche Marfella io. Io volevo solo ricordare una cosa molto banale che riguarda un po' tutti, non è un'iniziativa. Il fatto che mamma Rogarmana, veramente, uno arriva qua e vede la luce. Allora, no, la cosa che volevo dire a tutti è che io faccio parte del meetup da un anno e partecipo a tutte queste cose che avete visto. Più o meno. No, veramente. Io non sono Saviano, però vabbè, non faccio un po' di soldi. No, insomma, il concetto è questo: si parlava della rete, si parlava del problema che la gente non condivide, non comunica, e questo sembra quasi uno sforzo virtuoso da fare perché poi conviene. Io voglio dire due concetti. L'iniziativa di cui principalmente mi occupo è quella di coordinare alcune azioni di volontariato, e di solito, infatti, ho dato anche un po' di materiale a qualcuno là dietro, mio cognato, praticamente. A parte, poi non so quanti di voi conoscono il dottor Marfella, ma è un esempio per tutti i medici in campagna, indubbiamente. La cosa che volevo dire è questa: voglio essere veramente sintetico. Semplicemente coordinando le associazioni che fanno il volontariato con i bambini, perché io lavoro nei reparti di neuropsichiatria infantile come medico specialista, anche se non so vedere effettivamente, infatti faccio i sacciacchi ma non funziona. Quindi no, vi dico che sono emerse delle idee molto belle. Per esempio, una, quella più che è proprio in embrione, è il volontariato a domicilio. Cioè, esistono un sacco di bambini e un sacco di persone malate che stanno in casa. Cioè, per loro la città, la metropolitana, è tutto la casa, cioè stanno sempre a casa. E per un piccolo periodo, tre di noi uscivano da casa loro, andavano per strada, entravano in un'altra casa per stare due o tre ore con queste persone, che altrimenti avevano, mi rifiuto di leggere perché, che altrimenti non hanno altri interlocutori che i genitori e i terapisti. E questa è stata un'esperienza molto arricchente. Io non voglio fare le solite testimonianze perché, insomma, è stato molto, molto anche
Stupefacente come, dopo i primi incontri, queste famiglie accolgono chiunque gli ispiri fiducia. Cioè si crea una rete, che è una parola molto chiave ultimamente, semplicemente, secondo me, rivoluzionaria. Perché si cominciano a creare legami che non sono né familiari né amichevoli, però sono altamente sociali e altamente emotivi. E vi assicuro che a un certo punto c'è uno scambio alla pari tra chi ha bisogno e chi aiuta. Vabbè, ma non dovevo essere certo io a dirvelo. Questo no. Okay. E poi l'ultimo concetto ve lo volevo dire da medico che si occupa di neuroscienze. Cioè la rete voi ad need a gap. E non lo sapete. Scusa, no, era i neuroni specchio, sapete cosa sono? Sì, qua tutto quanto. Colleghi. Allora, ma non lo so se me l'hanno spiegato bene, ma vi dico come l'ho studiato io. Cioè, se io alzo la mano, ci sono delle aree cerebrali nella vostra testa che funzionano e sono le stesse della vostra mano. Cioè, se voi alzate una mano si accende qua, se la alzo io si accende lo stesso posto. E se salizza un'altra cosa? È la stessa cosa, non andiamo a te. Qualcuno dice che questa è la prova neurobiologica della fratellanza. Qualcuno dice che anche in questo ci sono i superdotati, cioè le cristalliere e gli ipodotati, quelli sono gli specchietti retrovisori del cervello. Però fatto sta che comunque abbiamo aree cerebrali fatte apposta per l'altro. Quindi pensare che la ricchezza sia noi e i nostri soldi vuol dire tagliare una parte del proprio cervello.